Questo momento forse c'è più bisogno di mani che di cervelli. Tu vai in paesi dove non hanno storia, non hanno nulla, ne fanno di niente una storia. Qui, che c'è la storia, l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo... Fai il pazzo, non te cuci, ma chi cuce più oggi? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Allora signora, come si fa? Non muoio. Gli ho pulito questo, ma non mi ho pulito il campo. L'ha fatta, hanno fatto con tutto il campo. Corelli, quando sono venuti, c'è signora, mi vede la mare. Dico, ma pulite il campo, se no, e allora che mi accosta era mare. Iniziare un giovane oggi è difficile perché il ritorno economico, anche una bottega non si può permettere di prendere un apprendista. Uno grande, un grosso industriale, se prende i ragazzi a tempo, poi quando non gli servono più le licenze, vabbè, quello tutto va bene. Lo faccio io, a me mi rovinano. Perché bisogna superare questo passaggio epocale dove quelli come noi sono abbastanza tagliati fuori e non far altro che appunto attendere che possa riavvicinarsi l'interesse della gente verso determinate cose che poi fanno parte delle nostre radici. Il lavoro sta finendo perché nessuno gli va più di stare magari chiuso in un laboratorio, un negozio. Il lavoro manuale comunque è un lavoro che ha pari dignità a un lavoro d'ufficio. Sono venuta qua, c'ho 17 anni. Mi fanno il monumento, ci ne aggiungono uno. Davvero? La vecchiaia. Felice di stare qua giù. Yeah.